amici, altre persone che conoscono la legge, il diritto, le pene e la semitotale infermità mentale. Entra la corte, il giudice appare, il presidente, i giornalisti, il cancelliere, è alto sul muro, umile e inutile, un Cristo polveroso sta. Signore del tribunale, conosco quest'uomo da prima che nascesse. Non può essere colpevole dei fatti che il pubblico ministero, cinico e baro, come certo di destini, gli attribuisce. L'inverno porge. Se il buon sangue non mente, se si mentisse prima di essere giudicato, dovrebbero essere le fine delle ragioni, ancor meno il DNA. Se il nonno può essere, se fu onesto il padre, onesto non può che essere il figlio, e lo saranno il nipote e il pronipote. A diventare piccoli. A giudicare dai fatti, dimenticando di giudicare a riguardarsi. Signori del tribunale, per animum non per fatta nomine, iudicaveri. Lasciate a quando sarete in camera di consiglio, non fatevi fuorviare dai fatti, abbiate fede nell'uomo, siate ottimisti. La giustizia giusta è quella che ha il coraggio di assolvere nelle situazioni più disperate. Anche corte e l'imputato esce perché ha decoro, perché ha ragione, perché così finisce, così doveva essere da tanto tempo. Entra alla corte e l'imputato esce. Pare contento, sembra contento, sono contento.